sempre appassionato alla musica, alle chitarre, in generale alla musica. Ho suonato anche pianoforte quando ero molto piccolo, poi intorno ai 14-15 anni mi sono appassionato definitivamente allo strumento, alle chitarre elettriche. Ho iniziato a costruire, ma così per caso, per piacere e anche per necessità, perché volevo una di quelle famose chitarre a punta, non potendola comprare perché erano molto costose, ancora arrivavano all'America. La costruì semplicemente con delle tavole, con dei legni di risulta di un muratore e con un coltellino a 14 anni. Proprio sembra un racconto strano, ma è così. Un seghetto alternativo, un coltellino, e feci la mia prima chitarra. Sostanzialmente la costruzione elettrica è stata la mia prima attività fino a qualche tempo fa. Da 4-5 anni sto occupando anche di costruzione di chitarre classiche e voglio ampliare con delle chitarre acustiche, con delle chitarre manouche, insomma tutto l'ambito dell'acustico sulle chitarre. Io sono un allievo orgogliosissimo di una persona che amo profondamente, che è il maestro Antonino Scannur. Mi ha dato la possibilità di conoscere i più grandi liutai del mondo, i più grandi chitarristi classici del mondo. Il maestro Scannur è la punta di diamante della liuteria catanese. L'elettrica, anche liuteristicamente, è considerato un po' minore. In realtà è chiaro che tecnicamente è molto più semplice costruire una chitarra elettrica, però è veramente complesso, soprattutto il manico di una chitarra elettrica. Il body, il corpo, è un pezzo di legno intero. Prima si fa il taglio, poi si fanno le fresature, si fa la rifinitura generale del corpo, e il corpo si può iniziare a mettere in verniciatura. Il manico è più complesso, si taglia il pezzo dal quale si decide di cavare il manico e da lì si taglia il profilo del manico, poi insomma si rifiniscono i tasti lateralmente, si evita che insomma il tasto possa dare dei fastidi alle dita, si rifinisce per bene, si controlla che tutto sia bene e poi si passa alla verniciatura. A me non piace molto il concetto di creatività senza avere delle basi. D'altro canto non mi piace non avere la personalità sui miei strumenti, per cui cerco sempre di trovare questo equilibrio, di non inventare delle cose tanto per inventarle, perché non serve uno strumento. Uno strumento è uno strumento e non è un'opera d'arte, non deve essere un'opera d'arte. Deve essere un'opera d'arte quando insieme al musicista si crea quell'alchimia, ma lo strumento in sé è uno strumento.